Pomodoro San Marzano è stato il primo pomodoro al mondo, è il pomodoro. Ma in Italia è nato proprio col San Marzano, prima di qualsiasi brand di moda, della Ferrari. Pomodoro raccolto oggi si ritroverà in lattina per fine settimana. Oggi produciamo circa 10.000 quintali di pomodoro San Marzano DOP. DOP che significa? Di origine protetta. Perché la parola pomodoro San Marzano del Lago Sarnese Nocerino è protetta dall'Unione Europea, che può essere coltivato, raccolto, lavorato e trasformato ed etichettato solo in questa zona. È a metà tra Napoli e Salerno. Per noi è un rito, oltre che una tradizione, raccogliere il pomodoro San Marzano. È un portafortuna. Che fa parte di me questa musica che ho inventato. Ora sono le ore 8 del mattino. Si inizia a raccogliere alle prime luci dell'alba fino al calare del sole. Questo va avanti per tutto il mese di agosto e anche, diciamo, la prima settimana di settembre tranquillamente. Io Paolo rappresento la quarta generazione di agricoltori, quindi la nostra cooperativa è in essere dall'inizio del Novecento. Per me sono tutti zii e nonni contadini. E infatti lo slogan è raccolto da nonni italiani, quello di Gusta Rosso. Perché? Perché la media è dai 70 ai 94 anni. Perché il San Marzano può essere coltivato solo in questa zona? Ci sono dei fattori territoriali che sono fondamentali. In questa valle dove il Vesuvio è lì, dietro alle mie spalle. Nelle sue ultime fumate ha ricoperto questi terreni di queste sostanze. La pille argilli che hanno, diciamo, fa da isolante per il nostro pomodoro San Marzano e quindi lo protegge e lo riscalda. Il secondo fattore essenziale è l'acqua. Sarno è ricca di acqua. Il livello dell'acqua è veramente, parliamo di centimetri dal suolo. Anche in piena siccità noi non abbiamo problemi di acqua. E il terzo è il Golfo di Castellammare. Tutti i pomeriggi alle 2 si innalza un venticello portando lo iodio. E quarto è la bravura dei nostri agricoltori, perché sono gli unici al mondo a saper fare questo tipo di coltivazione totalmente manuale. È così che nasce il vero pomodoro San Marzano. Alfonso è un nostro socio agricoltore della cooperativa agricola. Perché c'è l'amore e solidarietà per il nostro terreno, per i nostri fondi. Ma soprattutto è importante perché loro sono le sentinelle dell'ambiente per noi. Il raccolto inizia dal basso verso l'alto, perché le prime maturazioni avvengono sotto, in quanto la pianta leggermente cresce lentamente e incomincia a maturare il frutto, fino ad arrivare all'altezza di un metro e venti, che sarà l'ultima raccolta. Pomodoro San Marzano, rispetto ad altri pomodori industriali, è un pomodoro molto delicato, quindi ha bisogno di tanta manualità. Come nel raccolto che viene fatto a mano, anche la lavorazione è un pomodoro tendenzialmente dolce, dove si sente la sua acidità naturale del pomodoro, perché qui parliamo di semi naturali e non ibridi. Allora io lo mangio sempre, però vi dico che ogni qualvolta io do un morso a un pomodoro San Marzano fresco raccolto dalla pianta, è un'emozione, una sensazione unica. Innanzitutto mi fa ritornare bambino perché sono i sapori di una volta, ma ha la sensazione della natura, della freschezza. Noi come Gusta Rosso rappresentiamo circa una quarantina di agricoltori oggi. Il pomodoro viene raccolto, portato in cooperativa, schedato contadino per contadino, dove viene pesata l'intera Apecar, vengono scaricati in questi cassoni che possono contenere massimo 250 kg di pomodoro San Marzano. Vengono messe queste etichette ad ogni cassone, con il numero di cassone, codice tracciabilità è il socio della cooperativa. Grazie a questa tracciabilità possiamo sapere tutto della vita del pomodoro nel campo. Chi era quel pomodoro? Che giorno è stato raccolto? Che giorno è stato lavorato? E la carta d'identità del pomodoro. Vengono caricati e mandati in fabbrica a lavorare. Questa è un'azienda trasformatrice nel quale arriva il prodotto freschissimo per poi essere lavorato subito. Il San Marzano DOP lo riconosciamo come primo step dalla puntina che ha sotto. Il colore deve essere un bel rosso acceso e poi da controllo faccio anche questo, che non si deve fare con il coltello obbligatoriamente, ma anche con le mani va benissimo. E il primo step è trovare questa venatura dentro. Poi si riconosce che è un San Marzano anche perché ha questi
queste venature biancastre. Adesso li prendiamo con il carrello elevatore e li portiamo nella zona lavaggio, dove avverrà il primo lavaggio e il secondo lavaggio, tutta con acqua potabile. Allora, poi ci sarà il processo di pelatura, che avverrà con una macchina con un getto di vapore molto elevato e quindi ci permette di avere questa pelatura. Poi passerà nei vari step separapelle, che toglierà eventuali residui di pelle. Poi c'è il tappeto di cernita, dove ci sono le signore che manualmente scarteranno i pomodori. Il pomodoro San Marzano è solo approvato intero ed integro. Noi abbiamo una macchina che fa una preselezione, ma il contatto umano è molto più efficace. Questo è un San Marzano oltre natura, però non è ammesso perché la forma non rispecchia quella del classico San Marzano, ok? Quindi va buttato nel sugo. Questo il colore non è idoneo, va buttato. Questo che c'è la pelle non è idoneo, va tolta la pelle e poi può andare lavorato. Questi qua rotti non sono idoni e vanno nel sugo. Il sugo non viene semplicemente frullato il pomodoro, noi aggiungiamo giusto un po' di sale, circa l'1%, giusto per mantenere la sapidità del pomodoro, ma poi non c'è né conservante né colorante né. Noi ci teniamo anche molto per l'involucro del pomodoro, infatti questa è una delle scatole migliori in commercio. È verniciata esternamente e smaltata internamente. Il prodotto si manterrà migliore. Questo formato è il 3 kg, quello più venduto commercialmente perché è ottimo come formato per pizzerie e ristoranti, ma anche grandi famiglie lo consumerebbero facilmente. Poi facciamo quest'altro formato che è il 500 grammi, che possiamo usarlo come monoporzione. Dopo il riempimento c'è la colmatura, ovvero il riempimento con il sugo San Marzano. Poi c'è la chiusura della scatola e infine la cottura. La cottura, che è una sterilizzazione, che arriva ai 100 grammi, circa un'oretta. Amo tantissimo questo lavoro perché di base c'è tutta l'amore e la passione della mia famiglia. Quindi questo amore mi è stato trasmesso dalla nascita e spero di coltivarlo con i miei figli. Dopo la cottura e il raffreddamento avviene l'imballaggio e poi lo stoccaggio nel deposito, in cui riposeranno per circa 3-4 mesi per poi essere etichettati e consegnati al cliente. Gusta Rosso oggi è presente in tutto il mondo, in oltre 60 nazioni, gli Hawaii, Stati Uniti, l'Africa, dell'Est Europa, passando per la Cina, per le Filippine. Questo è quello dell'anno scorso. Quest'anno verrà certificato a fine novembre, quindi non prima di novembre può essere venduto. Tutto quello che abbiamo visto oggi, i contadini che raccolgono il pomodoro di Alfonso che abbiamo raccolto insieme a lui, lo troveremo negli Stati Uniti a questo indirizzo, da Gustiamolo al Bronx. E questo serve questo numero, perché noi poi possiamo risalire addirittura a quel giorno che voi siete stati qui da noi e se trovate proprio quel pomodoro che avete visto raccogliere. E questa è la bellezza della filiera agroalimentare italiana. È un pomodoro semplice che si presta a qualsiasi tipo di cottura in cucina e a qualsiasi tipo di preparazione. E ancora oggi è quello più apprezzato da tutti gli chef e i migliori pizzaioli al mondo. Si può fare qualsiasi cosa con questo pomodoro, non ci sono vincoli, è il pomodoro più naturale, semplice e buono che esista al mondo. Sicuramente valorizzato per la nostra terra. Noi facciamo uno spaghetto allo scarpariello con i prodotti sempre Gusta Rosso, il pomodoro fresco, proprio quello di San Marzano. Abbiamo aggiunto i pomodori freschi San Marzano e stiamo spadellando un po' con un po' d'aglio, un po' di basilico. Facciamo rosolare un po', lo portiamo un po' a cottura e poi aggiungiamo il pomodoro pelato, sempre Gusta Rosso. Facciamo cuocere un po' per circa 15 minuti. Il sapore è molto dolce, proprio della caratteristica del pomodoro San Marzano, molto dolce, intenso, ottimo proprio per fare dei piatti di pasta al pomodoro, la pizza margherita. Oggi faremo una pizza fritta, una classica pizza fritta con l'olio di semi, farina 00, un pasto leggerissimo, super idratato. Andremo a friggere,
No, è una classica ricetta napoletana, niente nuovo, ma super buona. La pizza è pronta, abbiamo usato il prodotto di Cuzzaruzzo, sempre la pelata, l'abbiamo cotto, frullato e poi messo sulla pizza. Un po' di mozzarella di bufala e qualche pezzettone di polpa per valorizzare il prodotto della nostra terra. Io mangio 365 giorni all'anno pomodoro. In questa valle il tempo si è fermato. Veramente a volte mi guardo intorno e mi sembra di vivere un film dell'inizio del Novecento. Perché vedere le famiglie che coltivano tutte insieme in maniera armonica, oggi per me questa è una soddisfazione enorme, perché il marchio Cuzzaruzzo ha dato, diciamo, continuità a questa nostra tradizione, che è il pomodoro sammarzano. Perché vogliamo che il mondo intero possa riconoscere il sapore del vero pomodoro sammarzano, possa distinguere un pomodoro sammarzano da un pomodoro normale.